Buongiorno a tutti, oggi faccio questo video perché con molta soddisfazione, sinceramente, ho ricevuto diverse richieste per la mia birra. Capirete che io non ho un birrificio, quindi la birra che riusciamo a produrre è una quantità che produciamo per noi e per alcuni amici, è una quantità davvero minima. E quindi ho deciso di fare questo video per informare chi fosse interessato che la posso preparare eventualmente su ordinazione. Quindi mi chiamate se siete interessati, mi dite il quantitativo che vi interessa, ovviamente ci sarà un quantitativo minimo, noi la prepariamo e dopo circa, ecco, 2 mesi e mezzo sarà pronta per essere spedita. C'è una differenza fondamentale che vi volevo spiegare tra la birra, diciamo, commerciale e la birra artigianale. Parliamo di una birra artigianale, ovviamente, che deve essere saputa fare, in quanto io ho assaggiato diverse birre artigianali che veramente non erano affatto buone. Se io mi sto permettendo di farvi questa proposta è perché la nostra birra è veramente buona, è di una qualità eccellente. Ovviamente questo lo potete scoprire solo assaggiandola, ed è una birra appunto artigianale. Che cosa significa generalmente una birra artigianale? Significa che si tratta di una birra cruda. Ecco, più volte voi avete visto scritto nei supermercati su alcune confezioni, o se siete andate nei birrifici, vi è stata offerta, diciamo, avete visto sugli scaffali la birra cruda. La birra cruda, ovviamente non viene prodotta a livello industriale. La differenza fondamentale tra la birra cruda artigianale e la birra industriale, la nostra è, prendiamo per esempio la lager, la nostra è una lager, come è, per fare un esempio, una lager Heineken, che è la birra più bevuta. Ecco, le birre industriali sono tutte microfiltrate. Questo che cosa significa? Che una volta che la fermentazione ha terminato, del mosto principale, la fermentazione è terminata, quindi si è formato l'alcol e il mosto della birra, questo mosto viene sterilizzato, quindi viene sterilizzato e microfiltrato, quindi vengono tolti tutti i lieviti, viene sterilizzato a 60 gradi con una procedura particolare per alcuni minuti, quindi ecco, gli effetti, diciamo, degli enzimi vivi spariscono tutti. Quindi questa birra poi viene addizionata con delle anidride carbonica in modo, diciamo, artificiale, cioè l'anidride carbonica viene immessa come viene immessa nelle bevande gassate. Quindi ecco, una birra industriale io la reputo più che una birra, una bevanda gassata, alcolica ovviamente. Invece la birra artigianale, che cosa succede? Succede che finita la fermentazione primaria, la birra non viene né microfiltrata, anche se il microfiltraggio da alcuni produttori a livello artigianale viene fatto, ma generalmente, ad esempio la nostra, non è né microfiltrata. E per creare l'anidride carbonica, le classiche bollicine, viene aggiunto uno zuccherino nella bottiglia quando viene imbottigliata, in modo naturale, quindi riparte questa rifermentazione, che è la fermentazione secondaria, che poi, grazie alla chiusura del tappo ermetico, ci consentirà di avere le classiche bollicine e l'alcol classico proprio che è nella birra, che aumenterà ancora di qualche grado. Questo avviene perché lo zucchero che mettiamo nel mosto, che non abbiamo microfiltrato, quindi sono presenti ancora dei lieviti, viene mangiato appunto da questi lieviti e si creano anidride carbonica e un altro poco di alcol. Quindi quando andrete a bere una birra artigianale o la mia o un'altra birra artigianale, dovete sapere che questa a tutti i benefici che gli egizi hanno studiato, diciamo, nei secoli per il benessere che questa può fare allo stomaco, in quanto contiene
gli enzimi, i lieviti e gli enzimi vivi, che non è il classico lievito di birra come si crede, in quanto per creare la birra vengono usati diversi ceppi di lieviti e non uno solo, e quindi poi questi lieviti, una volta che la birra viene bevuta, ovviamente apportano benefici a tutto l'intestino, dato che si tratta di lieviti vivi e non di lievito morto, quindi l'effetto sarà immediato. Quindi ecco, ci tenevo a specificare qual è e quale sia la differenza tra una birra industriale microfiltrata e addizionata di anidride carbonica e di una birra artigianale invece che non è microfiltrata e quindi mantiene tutti i profumi, gli aromi naturali che sprigiona il mosto, e se saputa fare vi assicuro che è un qualcosa di eccezionale che veramente aiuta la digestione ed è molto gradevole, quindi da bere. Ovviamente il costo non può essere quanto quello di una Peroni, è una birra particolare, richiede una procedura particolare, noi facciamo tutto manualmente, quindi c'è un lavoro dietro che ovviamente voi non potete vedere, ma bisogna preparare il mosto, farlo fermentare, poi ritirare le bottiglie, imbottigliarlo, farlo riposare, insomma è una procedura abbastanza lunga. Quindi ecco, se ripeto, la volete assaggiare, mi potete contattare, scrivere in privato e ci possiamo mettere d'accordo sul quantitativo. Considerate che dal momento che mi fate l'ordine passeranno 2 mesi e mezzo, 3, fino a che la birra arriverà a maturazione. Questo vi consentirà di avere una birra fresca e preparata in maniera artigianale, ed eventualmente possiamo anche mandarvi video della fermentazione e poi delle fasi, di tutte le fasi, insomma, dell'imbottigliamento, eccetera, eccetera. Io non mi aspettavo di avere queste richieste, quindi ecco per questo ho fatto questo video, perché è inutile ricevere richieste, non mi posso mettere a preparare litri di birra così a casaccio. Quindi ecco, chi è interessato mi può contattare. Grazie a tutti e buona giornata.